Questa è una città che sta soffrendo terribilmente la mancanza di opere pubbliche, vuoi perché non vengono progettate e quindi non vengono finanziate, e vuoi perché, se finanziate, non vengono eseguite per mancanza, diciamo, di interventi di tipo amministrativo. Abbiamo un elenco abbastanza numeroso di opere pubbliche in attesa di realizzare. Parliamo del mercato coperto, parliamo del Teatro Romano, del contratto di quartiere Cona, della centrale elettrica, di tutti gli edifici comunali che sono stati danneggiati dal sisma. Quindi c'è su Teramo un insieme di risorse pubbliche da destinare che però gli uffici non adempiono nei dovuti modi, nei tempi desiderati. Quindi la protesta è questa, la protesta è che se queste risorse non vengono utilizzate c'è qualche possibilità che quantomeno queste risorse vengano annullate, in maniera particolare quella del contratto di quartiere Cona, di cui io sono il presidente, e quelle della centrale elettrica della Cona. Lì basterebbe che il comune, per quanto riguarda la centrale elettrica della Cona, facesse un tavolo, convocasse un tavolo tra tutte le parti affinché si facesse un accordo di programma e una convenzione. Ciò che io ho chiesto più volte con svariate note, a cui il comune purtroppo tarda a realizzare. Quindi questo insieme di cose noi le vogliamo denunciare anche al commissario affinché dia una svolta efficace ed efficiente a un'azione amministrativa invece che inerte.